Questa è Siviglia, capitale dell'Andalusia, nel sud della Spagna, una delle regioni più depresse dal punto di vista economico dell'intero continente. E nonostante piccoli segnali di ripresa, anche qui la disoccupazione è ancora una questione irrisolta. Ma basta uscire dalla città per arrivare in un piccolo comune rurale di 2700 abitanti, in cui la disoccupazione non esiste. Si chiama Marina Leda e qui governa l'utopia. Un sistema economico in cui oltre il 70% della popolazione residente è impiegata in una grande cooperativa agricola, dove a tutti è garantito un sostentamento dal lavoro nei campi e dall'industria della trasformazione. La maggior impresa che hai in Marina Leda è la cooperativa. Per capire meglio questo modello andiamo in comune, dove ad aspettarci c'è Esperanza, il vice alcalde dell'aiuntamento di Marina Leda. E la prima cosa che ci mostra è il bilancio comunale, scritto su fogli che tutti possono controllare in ogni momento. Todos los medios para que no haya desempleado. Propiedad es de la cooperativa, en estos momentos de la Junta de Andalucía, y la gestiona la cooperativa de Marina Leda. I prodotti della cooperativa poi vengono portati anche fuori da Marina Leda? Per l'Andalusia, per la Spagna, fuori dalla Spagna. Sì, bueno, portamos por Andalucía, por todo el estado, fuera, incluso por ejemplo aceite de oliva estamos exportando a Venezuela. Ci sono negozi e attività commerciali? Sì, sono anche comercios pequeñitos, familiares y demás. Pero la mayor empresa que da puestos de trabajo es la cooperativa Umar. E dai campi si arriva allo stabilimento industriale per il confezionamento dei prodotti agricoli. Oggi però non si lavora. I peperoni sono inscatolati e pronti a partire e le lavoratrici festeggiano con vino e paella prima di ricominciare con i carciofi. Tutto ciò che arriva dalla terra diventa lavoro, che viene diviso tra tutti, in modo che a ciascuno venga data la possibilità di ricevere una paga. È la linea del pimiento, dove abbiamo stato durante 39 giorni, incluso domingo, sin parar, unas 80 mujeres. Il cachofas, la lavorazione è más larga. Empieza ahora a finales de noviembre, pues a finales de mayo más o menos. Queremos meter más productos en la fábrica, pero primero tenemos que probar en el campo, porque para que el producto primero hay que probar si la tierra es rentable. Una vez que en la tierra sea rentable, en la fábrica pues ya lo transformaríamos. Pero ahora mismo no tenemos todo el año en la fábrica. ¿En el campo? Sí, en el campo. Ahora mismo están de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sí. En el campo se dan 6 horas y media, aquí damos 8 horas. 8 horas. Pero tenemos el mismo sueldo. Ajá. Nosotros tenemos un sueldo único. Sí. Da igual trabajar en la fábrica que trabajar en el campo, o da igual el cargo que tengas. A Marina Leda è possibile ottenere un'abitazione con un anticipo di soli 15 euro. Fino ad oggi sono state edificate 317 case e altre sono in costruzione. Il governo andaluso anticipa i fondi, il comune mette a disposizione terreno e progetto, i cittadini partecipano alla costruzione con le proprie mani e il prestito viene restituito senza alcuna speculazione. E nosotros en estas 25 viviendas nos dieron una partita de 200.000 euro. Pues el dinero lo gestiona el ayuntamiento de Marina Leda, no lo gestiona ningún banco. Por ejemplo, en Marina Leda ni el alcalde ni los concejales cobramos como tal. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí con vosotros en mi tiempo libre, o sacándolo de mi trabajo. Sí. Pero yo no tengo ningún sueldo por ser concejal, al contrario, me cuesta el dinero. Y hay mucha gente que se mete en política no para cambiar, sino para cambiar su vida personal, ¿no? Por interés propio. Y aquí está claro que no. Un modello in totale controtendenza rispetto alla direzione dell'economia globalizzata. E anche se guardato con diffidenza, è quello che ha permesso a questa comunità di reggere all'impatto della crisi economica. Hombre, Marina Leda è un esempio para la gente che tiene una visión de izquierda y de una visión diferente y de que otro mundo es posible. ¿Sería extrapolable el proyecto de Marina? Yo siempre digo que sí, y no hace falta que sea un pueblo pequeñito. Puede ser grande o puede ser un país entero. Lo único que hay que tener es voluntad política para hacer las cosas diferentes.